Nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, situato a 1050 metri sul livello del mare, scopriamo un'altra piccola perla d'Italia, Scontrone, in provincia dell'Aquila. Bagnato a valle dal fiume Sangro, siamo avvolti da una pace e un ritmo d'altri tempi. Oggi siamo qui a Scontrone, il borgo dei Murales, e non solo, perché è davvero uno dei borghi più belli d'Italia. È un posto con un'energia favolosa ed è tutto da scoprire. Venite con me. Passeggiando tra le vie del paese, conosciamo Rosario ed Enrico, due napoletani che hanno deciso di lasciare la città e aprire un ristorantino qui a Scontrone. Andiamo a conoscerli. Ciao Rosario, ciao Enrico. Ciao. Volete raccontarci che cosa vi ha spinto a venire a vivere e aprire un'attività qui a Scontrone? Certo, diciamo che quello che ci ha spinto più di tutto è una qualità di vita. Abbiamo scelto per la qualità e non per una quantità di vita, quindi avere degli orari più comodi, essere liberi di potersi organizzare, fare passeggiate in montagna e insieme unire il lavoro con la nostra attività e riuscire a portare avanti uno stile di vita, direi per noi perfetto. Fantastico. E, Enrico, vuoi raccontarci com'è nata questa terrazza? Questa terrazza è nata successivamente all'apertura del ristorante, circa un anno dopo, con l'aiuto un po' di tutti i ragazzi del paese che ci hanno letteralmente aiutato fisicamente a costruire questo chalet e a realizzare questo spazio esterno. Qui siamo in un paese di circa 200 abitanti, c'è una forte coesione tra di noi, gli abitanti del paese, perché essendo in pochi ci si aiuta molto di più dei grandi centri delle grandi città. Certo. Quindi che questo bello. Ci ha spinto a avere quest'area esterna che ci permette di fare aperitivi. Poetico è venire qui, si può venire tutto l'anno, perché sia in estate che in inverno c'è comunque, come ribadisco sempre, la qualità di vita che è eccellente. D'inverno noi siamo aperti anche pranzo e cena, quindi ci trovate sempre aperti, che noi viviamo qui, quindi comunque basta una telefonata e venite da Rosario ed Enrico a mangiare. Quindi questo è il nostro spirito, noi lo diciamo sempre, venite a casa nostra a mangiare, quindi questo ci interessa, con dei piatti che sono eccezionali, che può essere un tortello alla foce, sono tutti piatti fatti da noi, pasta fresca, tutto prodotto da noi, cucinato al momento, quindi penso che ci siano delle caratteristiche che sono un po' difficili da trovare in giro. Quindi piatti ricercati, comunque attaccati alla tradizione, che è la cosa più importante, prodotti freschi. Le prime del territorio che sono ottime. Cioè, chilometro zero, questo anche da dire. Assolutamente. Chilometro zero. Benissimo. Che bello. Vi aspettiamo. Grazie. Noi ringraziamo voi per questa bellissima emozione che ci avete passato. Siamo felici di portare a casa questo messaggio. Ne siamo belliti. E vi auguriamo. È stato un vero piacere conoscervi. Grazie, grazie. Anche grazie. Per noi. Per Populus questa cosa qua è davvero molto molto forte e molto intensa. Piacerà moltissimo. Grazie ragazzi, grazie in bocca al lupo. Voi. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Rosario, Enrico e la Foce mi hanno rubato il cuore per la loro gentilezza, e i sapori di una casa che sono antichi. E poi c'è un panorama che ti apre l'anima. Fantastico, grazie Mara. Ciao ragazzi. Grazie.